Secondo che si avvicinino, che si preparino. Attendiamo solo alcuni minuti. La giuria, prego, accomodatevi sul palco intanto che si preparano. Allora, accomodatevi, adesso facciamo le presentazioni sul tavolo ufficiale di questa giuria. Allora, benvenuti a Natale di Roma, benvenuti. Volete dire qualcosa? Grazie dell'invito. Noi siamo una giuria diciamo, designata per valutare la qualità delle legioni sotto vari profili, quindi sulla qualità del loro equipaggiamento, sulle manovre obbligatorie che dovranno svolgere, sulle manovre libere che le legioni saranno in grado di esibire e su altri parametri qualitativi come la capacità di muoversi in modo fluido, la parzialità, eccetera. Allora, io sono il presidente della giuria, mi chiamo Giuseppe Cascarino e gli altri componenti della giuria sono Giuseppe Gangemi, sono il vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio. Emilio Galizia, 3ª Regione Ulpia Mutrix. Antonello Renzi Sollino, esperto militare e comunitario dell'Alto Campania. Perfetto, grazie mille per essere qui in questa giornata importantissima per la nostra Roma. Attendiamo solo alcuni minuti per l'inizio.
Allora, la prima esibizione è Leggio Seconda Augusta.
partiamo con il primo, Leggio Seconda Augusta. Allora, benvenuti al primo torneo Signa in Ferre, mai fatto al mondo dopo 2000 anni forse. Abbiamo le lezioni che si sono prenotate per questa prima edizione. Ovviamente ci scusiamo un po' del ritardo, ma sapete, quando c'è la prima volta c'è sempre un po' di emozione e di ansia. La prima, un minimo cenno sul regolamento: avete un quadrato e su questo quadrato le legioni, una alla volta, entrerà, si esibirà facendo delle forme per cui si sono state costituite, hanno studiato, tipo la testuggine, il muro, una marcia, e avranno anche alcune figure libere, il tutto in 5 minuti. Vedremo, c'è una giuria qualificata che individuerà gli aspetti della marzialità, della fluidità, della compostezza e della perfezione della manovra. Il primo che chiamiamo qui ad esibirsi, vi ho detto, è Leggio Seconda Augusta. Ovviamente i francesi non hanno capito le regole, devono stare dentro al quadrato. Vabbè, comunque. È una questione di lingua, però sono molto bravi nel fare la testuggine in movimento, che non è una cosa facile. Io ricordo a tutti i concorrenti di stare dentro al quadrato, perché i 5 minuti si conta quando uno entra nel quadrato. Comunque facciamo un applauso, perché è la prima esibizione, e sono anche stati, perché sono stati un'ora e mezza sulla spina ad aspettare di entrare nell'area esibizione. Però spiegate qui nel quadrato, però, Io domani non mi riesco. Sì,
il saluto alla giuria con il Gladio. Bravi. Facciamo un applauso ai primi che si sono esibiti all'interno della esibizione, la Legio Seconda Augusta. Entrare in area esibizione saranno i componenti della Legio Prima Italica. Hanno bisogno ancora di 5 minuti perché stanno attendendo, penso, dei componenti che hanno fatto un'altra esibizione, quindi chiamiamo la Legio Prima alla Francis. Ecco, una volta entrate nel quadrato, incominciano a fare le figure. Ovviamente tutti i comandi sono in latino, abbiamo cercato, tutte le associazioni hanno fatto delle ricerche su come venivano chiamati i comandi in latino e ci sono due versioni, una prettamente italiana e una sempre il muro a destra e il muro a sinistra, il nemico poteva essere di fronte, vero Piotri? Una giuria qualificata che sono quasi tutti militari. Ovviamente il vestito veniva protetto, si metteva sempre in fondo. Il passo è gradum, gradum, gradum. Palati! Palati a muro! Muro facile! Ecco un altro muro. Sì, 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 s
Ecco la famosa testuggine, stavamo aspettandola. Nel film The Eagle è sapientemente effettuata da una centuria che si immerge nell'accampamento nemico e viene attaccato su quattro lati. Per fare una buona testuggine devono essere molto numerosi per incastrare bene non solo gli scudi, ma per avere anche la difesa laterale. Beh, diamo un applauso di incoraggiamento a questi ragazzi. Bravi! Che vengono da Frosinone vicino e sono abbastanza giovani come associazione. Non uscite dal quadrato, penalità, siete usciti dal quadrato, siete usciti dal quadrato, accidenti. No? Mi sembra Giochi senza frontiere. Ci sono penalità per chi esce dal quadrato? L'inversione di marcia, l'ingressum. Ragazzi, avete superato i 5 minuti, eh? Concludete. Defender, il vacillo! Difesa del vessillo. Redite. Bravi. Diciamo che questo torneo è uno stimolo per le regioni per migliorare in queste forme che vengono fatte come forme didattiche nei vari accampamenti, quando si parla dell'esercito romano, come combatteva. Un saluto alla giuria, grazie. La legge alla Trezis. Bene, ringraziamo, adesso lasceranno loro le esibizioni.
meravigliosa linea che ci ha lasciato la storia. Allora, se si fissa il lunedì, testuggine, cambio di formazione su due ordini. Tutto camminando in maniera fluida, questo è quello che si chiedeva. Ovviamente quando le legioni hanno concluso la loro esibizione, vi chiedo per cortesia di restare nel campo perché poi faremo i saluti. Il muro verso la giuria. Incoraggiamo ogni tanto con un applauso. Bravi! Difesa del Tessino. Spesso erano circondati queste piccole centuri, allora con un numero serpeggiante. In genere in una battaglia i romani erano sempre inferiorità numerica, 1-5. Potevano sopperire a questa differenza numerica solo e esclusivamente attraverso una tecnica tattica e una modalità di combattere, sempre uniti, sempre in schieramento, sempre uno vicino all'altro. Inversione. Un saluto alla giuria e a tutti voi. Tempo 3 minuti e 28 secondi. Bravi. Allora, servito ovviamente le forme, no? La testuggine, la difesa del vessillo, il muro. Quindi la legge ventesima, la legge Victrix sta lasciando le esecuzioni. La prossima legione ad entrare sarà la legge quinta macedonica. Reggio Guida Macedonica. Loro arrivano dalla Spagna. Sembra che ci sia un po' di traffico. Facciamo un applauso di incoraggiamento alla Legio Quinta Macedonica. Hola Spagna. Hola. Thank you.
partono subito con un muro. Bene, questo è stato l'arcio del pilum, un'arma micidiale, perché i romani lanciavano a 25-30 metri, come può anche confermare qui il nostro presidente, vero? Abbiamo fatto varie dimostrazioni con l'arcio del pilum, un po' di meno, dipende dal braccio sicuramente. Ecco, allora, quando arrivavano i barbari, vicino proprio a 20 metri, ecco che c'era una scarica di pilum che ovviamente fiaccavano questa rincorsa, questa animosità, questa velocità di impatto, e poteva anche, e quindi risultava un impatto lieve su cui i romani poi attraverso il coniglio riuscivano a tenere a distanza. Ecco, vedete queste forme, iugula, bella forma, bel combattimento animato. Ecco, questo è quello che succedeva in battaglia, tenevano uno schieramento e ovviamente mantenevano la formazione, e ecco che avanzavano. Bravi, un applauso. Bravi. Stanno uscendo, quindi adesso ricordiamo un attimo la restituzione.
l'insegna con i comandanti, si fermavano in un'altura e mandavano le truppe a combattere e poi mandare gli ordini di cambiamento di strategia, perché stavano in un'altura, avevano una visione dell'evento, della situazione di battaglia. Hanno fatto adesso una bella testuggine nel movimento, tutto fluido, tutto camminando. Il centurio, come vedete, sta dentro la formazione. Ed ecco. In questo commento che stiamo improvvisando, ovviamente è la prima volta, e lui ha fatto, come tutti i soci del gruppo storico, il percorso militare per arrivare poi alla Pretoria. Sì, ho iniziato 20 anni fa, era il 2004. E io sono come legionario. Vicino a uno dei soci più anziani, perché 20 anni di appartenenza ad un'associazione è tanto tempo, Sì, non sono pochi. Vi dico che siete arrivati a 4 minuti, E questo è il saluto alla giuria e a voi che siete qui ancora numerosissimi. Grazie. Quindi adesso tocca il momento dell'ultimo concorrente. Chiedo se sono pronti la legge prima italica. Bene, fanno segno di sì. Di sì. Beh, lo sforzo prima mi detto che era quello dei sani, quel rito su un Marte con i 12 scudi, che forse è una delle poche esibizioni che si fa su questo rito. Bene, e ora la Legio Prima Italica entra nella esibizione, è la nostra ultima legione, l'ultima esibizione, dopodiché ci sarà una votazione. Avremo un momento di pausa con una rappresentazione qui all'interno delle esibizioni mentre i giurati stileranno la classifica, la graduatoria, dopodiché diremo che il vincitore di questo primo concorso segna in ferro. Un applauso alla Legio Prima Italica. Loro sono numerosissimi, sono una delle legioni, diciamo, più antiche in Italia. Loro hanno credo 26 anni di sono 26 anni che sono all'apice della divocazione romana. Anzi, mi hanno detto che sono 29 anni perché un anno dopo quella del gruppo storico romano. Voi sapete che quest'anno il gruppo storico romano celebra i 30 anni dalla fondazione di questa associazione, che era partita con 4 amici davanti al Colosseo vestiti da romani, e poi
la caparbietà e il sogno di celebrare Roma attraverso la rievocazione, attraverso il Natale di Roma, il 10 marzo e tanti altri momenti epocali di bella rievocazione, sono riusciti ad arrivare a 30 anni. Io ricordo il mio primo evento fuori da Roma, l'ho fatto da loro, la Legionaria. Bello questo movimento in camminata. Un applauso di incoraggiamento. Ricordiamo a tutti che questa è passione, lo facciamo tutti per passione e passiamo molto del nostro tempo ad allenarci a fare questo. Ora, come vedete, ci avete due comandanti, il Centurio e l'Opsio, che stanno dando ordine al movimento. La differenza è riconoscibile, come vedete, dalle piume, quindi quello trasversale è il Centurio, mentre l'altro con le due piume su una cresta longitudinale è l'Opsio. Questo è il comando per mettere in posizione i militas. Usavano anche i fischietti perché erano più udibili a tutti quanti in quanto anche le voci magari non era facile sentirle. Adesso penso che sarà un attacco. Questa è una tessuta un po' particolare, come vedete è chiusa su tutti i lati. È un po' diversa da quella che avete visto prima. Sì, perché gli attacchi, come avete visto su Table, erano da quattro lati e quindi si difendevano, ecco, anche il movimento, tenere la posizione del movimento e combattere in questo modo. Questa è la mutazio, praticamente combatteva la prima fila, quando si era stanchi veniva dato l'ordine di cambio, quindi subentrava la fila subito dietro. Era un modo per far riposare comunque ogni tanto i legionari che combattevano in prima linea. Superate il limite. Hanno frenato in tempo. ABS. Fondamentale. Dovete sapere quando mi giurisdizionavano. Un saluto alla Giulia e a voi. Bravi! Si mettevano in movimento, era un vero spettacolo vedere. Adesso attendiamo un attimo che escano dalle esibizioni. Tutte le regioni, adesso avremo 5 minuti in un'esibizione di un gruppo proveniente dalla Spagna che tra poco verrà annunciato, da cui il presidente della giuria ci comunicherà la classifica, partiremo probabilmente dalla sesta posizione per arrivare poi alla prima posizione, che si fa in tutte le classifiche. La prossima esibizione avverrà qui all'interno dell'area del Circo Massimo.
un attimo solo che escono e poi teniamo il gruppo proveniente dalla Spagna. Allora, intanto accogliamo Aria, Ara Concordie, ricreazione della Merida Romana, direttamente dalla Spagna, l'imposizione della toga virile. Applauso alle regioni che si sono esibite. Paraleta di Rica.
l'uomo per la prevenzione. Bravi. Intanto abbiamo il nostro gruppo qua al centro pronto per la loro rievocazione e dopo proseguirà la votazione dei giudici. Salve. Hoy es un día especial para la Gens Hospitia. Esta familia, procedente de la colonia Augusta Emerita, capital de la provincia hispana de Lusitania, va a celebrar en Roma la Solemnitas Toga Epurae. En ella, su hijo primogénito, César, quien está a punto de cumplir 14 años, va a tomar la toga viril, también llamada toga libera o pura, que es de color blanco. La celebración tiene lugar en la domus de unos parientes suyos, los Severos, que también pertenecen a la tribu Papilia. Septimio Severo y Julia Donna los acogen en su casa, ejerciendo de anfitriones y de padrinos, en una ocasión tan señalada en la vida del joven César. El padre familia, Quinto Sulpicio Fusco, ha dado su consentimiento para que esta celebración tenga lugar, pues el joven César ya está preparado y así le hace saber a su pariente Severo. Tiene lugar la inspectio corporis. Además, van a aprovechar su estancia en Roma durante estos días para cumplir con este rito e inscribir a su hijo en el tabulario de la URSS como ciudadano romano de pleno derecho. Tras haber comprobado la madurez usual del muchacho, Severo ha llamado a un buen amigo suyo, Vitruvio, un reputado tónsor de Roma, que se aprecia al afeitar a las barbas más distinguidos del Senado romano y de ser su confesor y amigo. Este primer afeitado del joven recibía el nombre de Depositio Barbae. Estos primeros vellos faciales se guardaban en un cofrecito que quedaría custodiado en el larario del hogar. El acto tenía un carácter de ceremonia religiosa en la que el tonsor cortaba las primeras barbas con un forceps. Tras el afeitado, el joven ofrece sus primeros vellos a los dioses Lares. Fortuna barbada, recibí primeras vellos faciales, que significará que he madurado y que seré un buen ciudadano romano. César está nervioso debido al rito que está cumpliendo, pero su madre, Norbana Severa, está aún más nerviosa, pues su hijo primogénito se hace mayor. La noche anterior, César ha dormido con una túnica recta blanca, como prescribe el ritual. Ritual que remonta a los tiempos míticos de Tanaquil, la esposa de Lucio Tarquinio Prisco. Una túnica tejida a mano por su madre, una virtuosa matrona romana. Sin embargo, antes de tomar la toga pura y tras haber recibido este primer afeitado y haber comprobado su madurez sexual, el joven debe abandonar los elementos propios de su infancia. Debe despojarse de los insignia puericiae y ofrecerlos a sus dioses Lares y Penates. Entonces, César coge su rudis, una espada de madera con la que ha pasado muchas tardes jugando en el peristilo de su domus y por las vías de su querida Augusta América, y hace esta ofrenda. Fortuna virilis, te entrego esta rudis
que significa mi fuerza y valentía, con la que defenderé Roma como los legionarios de la Legio Décima Gémina en pocos años. Tras realizar estas ofrendas, el joven recibe la toga viril. Es un momento fundamental de su vida, pues con este símbolo da muestra de su madurez y es el inicio de una nueva etapa en su vida, la adolescencia y su juventud. Ya con la toga viril puesta, el joven será conducido al tabularium de la URSS en compañía de sus familiares y amigos para hacer entrega del documento original que le acredita como ciudadano romano de pleno derecho, del que ha quedado hecho una copia en Augusta Emerita. Bien, que lo ponga la inago. Thank you. Gracias a todos.